Muoviti. Mettiamo il collo, una circonduzione ampia, lenta. Cercate di far fare al mento tutto il giro delle clavicole e non andate troppo su verso il soffitto. Se sentite che vi gira la testa, facciamo un giro, cercate di non andare indietro, fate solo la parte avanti. Giro da una parte e dall'altra, il mento in parallelo al pavimento, sto guardando dritto davanti a me, non guardo né in alto né in basso, mi fermo centrale, cercare di portare il mento verso l'alto. Ora il mento avanza indietreggio. Arrotolo, spingo il mento verso il buchino, guardo giù e stendo. Cerco di tirare sulla nuca come se qualcuno mi tirasse dalle orecchie per staccarmi dal collo. Arrotolo, tiro su. Arrotolo, tiro su. Mi fermo. Passiamo le spalle. Salgo e scendo con le spalle. Cercate di portarle bene verso l'alto, non in avanti, non indietro. Ora porto le spalle avanti e indietro. Attenzione, non movimento la schiena sta ferma in posizione neutra. Non solo le spalle, che si allungano in avanti e indietro. E ora cerchiamo di fare una circonduzione ampia. Quindi salgo da davanti, scendo da dietro. Verso opposto, vicino a un muro, andate più vicino che potete, di quanto la vostra mobilità lo permette, e andiamo a fare una circonduzione cercando di muovere più o meno possibile. Ovviamente più siete distanti, più il movimento è semplice, ma si lavora poco sul genere di movimento. Cambiamo diverso. Dall'altra parte. Mobilizziamo i volti, questo movimento, come se andasse a togliere i capelli dalle spalle. Cambiamo, guardate che i miei gomiti sono immobili, è solo l'avambraccio che si muove. Mi fermo, giro, giro. Andiamo con la mobilità dei polsi. Se sentite scric croc crack, con i polsi tutto regolare. Cambiamo il verso. Cercate di andare in tutto il range di movimento. E da qua fate questo, giù, cercate di tenere le dita più su possibile e su, cercate di tenere le dita più giù possibile.
su. E andiamo a fare questo movimento, guardate le dita quando il polso è perpendicolare alla mano e anche giù. Andiamo a rotolare, arrotolo, arrivo giù dove riesco e srotolo. Estendo bene verso l'alto. Se farne anche un po' più velocemente, una volta che abbiamo fatto la sequenza, l'importante è che cerchiate sempre di andare in tutto il range di movimento. Da qui cercate di andare sullo sterno, scendo sullo sterno e ora chiudo e apro, oh, fuori. Mani sul bacino e faccio la stessa cosa. Cerco di andare a lavorare qua sulla cintura lombosacrale. Mani sulle ginocchia e faccio tutta la schiena. Mani sul sacro, sul bacino e andiamo a fare una circonduzione di tutto il bacino. Cambio. Andiamo di nuovo di fianco al muro, più o meno due spalle dal muro. Allungo, vado a toccare il muro senza ruotare, quindi non è questo, ma è questo. Vado dall'altra parte. E adesso andiamo a ruotare. Le gambe sono un po' più aperte rispetto a prima. E cerco di andare a toccare il muro, spingendo le anche in direzione opposta, mentre questo. Cambiamo il verso, spingo l'anca. Apro di più le gambe. Andiamo a cercare di mobilizzare il femore dentro l'anca. Allungo anche le braccia. Apro ancora di più le gambe e andiamo a fare una rotazione. Cambio il verso. Con le gambe così aperte, scendo, non scendete fino in fondo, tanto stiamo ancora lavorando sulla mobilità, quindi non mi interessa l'affondo, mi interessa proprio il movimento del femore nell'anca. Schiena dritta, porto con le sedere, scendo giù con il braccio opposto. Mantè. Cercate una superficie rialzata, leggermente rialzata. Invece questa che è molto alta, però potete fare anche
con una molto più bassa, una sedia o un gradino, il ginocchio è bene fuori, quindi non state avanti col ginocchio, questo e via. Un'altra parte. Ok, andiamo a fare una circonduzione dell'anca. Cercate di avere sempre il ginocchio bene in aperto, quindi non questo, ma è il ginocchio che comanda il movimento. Cambio il verso. Scaldiamo le ginocchia, mettete le mani sulle ginocchia e andiamo a fare una circonduzione, guardate, questo senza andare troppo avanti, cambio il verso. Questo movimento, fermate la gamba e fate solo questo, anche di qua, tutta la gamba, ferma, solo la gamba in effetti, e andiamo con le caviglie, esterno. Interno. Appoggiate la punta e portate dentro e fuori il tallone con la punta allungata. La gamba. Piede, cercate di lavorare su tutta la pianta. Qua scende, squat, arriva le ginocchia, fuori bene il sedere, schiena dritta, non scende oltre, non perdo la curva lombare o lo sguardo che va in avanti, mi fermo, spingo bene fuori le ginocchia, apro bene il petto, spingo fuori con le braccia. Avanzo con le mani da questa posizione, spingo indietro bene il petto, molleggio e torno, spingo bene e torno, spingo.